Si chiama MS Fit ed è un videogioco progettato per consentire a chi vive con la sclerosi multipla di svolgere quotidianamente un'attività fisica adattata. L'utilizzatore vede riprodotto sullo schermo il suo avatar che lo guida nello svolgimento degli esercizi, che intervengono su tre aspetti, cioè la postura, l'equilibrio e la respirazione. Uno studio coordinato dalla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla verificherà la validità di questo particolare approccio di attività fisica per le persone con sclerosi multipla. MS Fit è un videogioco, quindi funziona come tutti i videogiochi che si usano nel salotto di casa. Funziona attraverso un motion controller che è posizionato sul televisore, che riesce a leggere nello spazio, a ricostruire la figura del giocatore sullo schermo del televisore. Un'altra caratteristica di MS Fit è che lo gioco a casa mia, nel salotto di casa, ma sotto, diciamo, il controllo del mio medico curante. Lo studio è stato disegnato per avere come risultato principale una validità dello strumento, perché è la prima cosa da fare, però appunto questi parametri che stiamo raccogliendo, che raccoglieremo nello studio, ci diranno anche se c'è un effetto proprio dell'attività fisica. È già stato dimostrato che c'è un effetto dell'attività fisica, ma noi vogliamo vedere se c'è utilizzando questo tipo di strumento. Il nostro studio è proprio mirato a questo, a fornire alle persone con sclerosi multipla una tecnologia che possa essere utilizzata a casa e che possa anche piacere. In questo senso, l'unicità dello studio consiste nel fatto che gli esercizi proposti sono stati valutati da persone con sclerosi multipla in modo da contribuire a disegnarli in base alle loro esigenze. Questo per noi è un altro modo di essere a fianco del paziente, è un altro modo di avere attenzione alla qualità della vita delle persone con sclerosi multipla ed è un altro modo di contribuire all'innovazione e al benessere della società.